Ciao, siamo qui con i protagonisti della dolce Alla della Giovinezza. Qual è il lato affascinante del vostro personaggio e qual è il lato oscuro? Alexandra praticamente ha solo lati oscuri, diciamo, e anche Cenze non è che se la passi benissimo. Beh, è questo, è il fascino, cioè raccontare, avere il coraggio di raccontare un personaggio praticamente quasi esclusivamente negativo, tragicamente negativo. Quando con Pizzi cominciamo a parlare di questo progetto, ci siamo subito detti: non cerchiamo di fare del buonismo, io voglio avere il coraggio di fare un personaggio negativo e andare in fondo alla mostruosità di Alexandra senza tanti sentimentalismi. E secondo me questo è il lato più La affascinante e più forza. interessante, la Sì. forza anche del ruolo. Ma Incenso in realtà è qualcosa di positivo, cioè non di positivo, però Incenso perlomeno è un mostro, anche lui è un ragazzo perduto, però ci prova, c'è cioè sta cosa che comunque lui ci prova sempre, ci cerca fino alla fine di raggiungere una sorta di redenzione, di farcela, ci prova in tutti i modi, nei modi sbagliati, però c'è sempre in lui, almeno io credo, una speranza, La voglia di una riscatto, sì, magari. se c'è una cosa positiva forse può essere questa, c'è cioè questa volontà di farcela, Anche la cioè, presunzione di pensare di farcela. e vabbè, qui certo, infatti dico nei modi sbagliati ci prova, però, c'è. Presuntuoso. Ok, diamo appuntamento a teatro? Beh, sì, vi aspettiamo Aspettiamo da martedì maggio. 21 fino al 2 aprile, ma Vabbè, non importa. Lui ci prova, Lui ci dici prova, prova, ma non ce la siamo 2 settimane al Manzoni, sono felicissima, è la prima volta nella mia vita in cui recito al Manzoni di Milano, quindi sono contenta. Vi Idem. aspetto tantissimi e vi divertirete anche, nonostante la tragedia. E poi ci sono tanti giovani in compagnia con noi meravigliosi, uno più bravo dell'altro. Grazie, Grazie a voi. ciao. Grazie.